questo blocco emotivo ha una sua intelligenza e va costantemente quindi alla ricerca di personaggi che possano in qualche modo fargli rivivere, diciamo così, far emergere nuovamente questa cosa che è stata nascosta, che è stata archiviata, perché, come dire, la parte emotiva vuole le sue emozioni e quindi vuole far riemergere lo zombie dalla tomba. E va quindi costantemente alla ricerca di vari personaggi che possano aver generato, diciamo, che possano generare anche qualitativamente un imprinting simile a quello che ha provato questa persona. Ora, però, l'imprinting simile, che ha provato questa persona può essere di diversa natura, perché noi, siamo soggetti a diverse paure fondamentalmente. Che proprio perché erano paure sono state rimosse. E queste paure da cosa dipendono? Beh, dipendono un po' dal tipo di problema che abbiamo vissuto. Se abbiamo vissuto una problematica, diciamo, relativa ai genitori, cioè se sono i genitori quelli che hanno prodotto tutto questo, e come sempre avviene, diciamo, i genitori, noi possiamo aver avuto un conflitto col genitore sulla base dell'età, perché se abbiamo vissuto, diciamo così, se il grande contrasto è avvenuto in un'età molto precoce, diciamo così, già nella vita intrauterina, ma anche successivamente fino a circa 5 anni, allora noi percepiamo, come dire, il conflitto con i genitori lo viviamo come una sorta di rifiuto, cioè ci sentiamo rifiutati. Se invece il grosso del conflitto genitoriale si è manifestato successivamente, si è manifestato in un'età che va dai 5 circa ai 10 anni, andiamo a percepire questa sanzione, questo conflitto come un tentativo, diciamo così, da parte del genitore di squalificarci, quindi di confrontarci negativamente. Siamo peggio degli altri. Quindi è una vergogna che viene compressa, quindi la vergogna, il vergognarsi di non essere all'altezza. Se invece avviene successivamente, dopo i 10 anni, allora avviene perché il grande conflitto si è manifestato nelle scelte che noi avremmo voluto fare e che i nostri genitori ci hanno impedito comunque di fare, ci hanno, come dire, sanzionato, ci hanno impedito di scegliere. Quindi questa energia viene bloccata sotto forma di condizionamento. Quindi noi ci sentiamo condizionati, diciamo, ci sentiamo condizionati fondamentalmente a non riuscire a fare quello che vorremmo fare, ci sentiamo impediti. Ecco, questi conflitti principali che si sono verificati, che si possono verificare, questo avviene, diciamo, in una fase infantile, fanno parte delle emozioni base. Queste emozioni base poi vanno a ripresentarsi anche nella vita da adulti, hanno un loro riflesso, diciamo così, nella vita da adulti. E nella vita da adulti si traducono poi in paure, che sono la paura di essere abbandonati, la paura di essere abbandonati che è figlia della più, diciamo, atavica paura proprio dell'abbandono iniziale, del rifiuto, proprio del conflitto. Nel primo conflitto, però può anche sfociare in una sorta di disistima, oppure un e questo dipende da cosa? Dipende dalle persone che andiamo a incontrare, perché se incontriamo delle persone che ci fanno vivere l'abbandono, diciamo così, emergono questi lati.
però potrebbe essere anche persone che ci fanno vivere la disistima.